Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è intervenuto alla cerimonia per l'anniversario della strage di Capaci che si è tenuta a Bari, nel quartiere Catino, che ospita anche un albero dedicato a Falcone. Sono intervenuti anche il sindaco di Bari, Antonio De Caro, il prefetto Carmela Pagano, la direttrice dell'ufficio scolastico regionale, Anna Camalleri, e una centinaio di bambini. La manifestazione si è aperta con i piccoli in coro che hanno intonato l'inno nazionale e l'inno alla gioia. Grazie alle voci di questi ragazzi meravigliosi, ha detto Emiliano, una giornata in cui ricordiamo un evento molto triste assume un significato di speranza. L'infinita intensità del loro canto ci ha dimostrato che la lotta alla mafia si fa anche con la bellezza e con la dolcezza. La Puglia infatti non dimentica Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, eroi moderni che con coraggio e intelligenza seppero opporsi alla mafia. Falcone con le sue azioni è stato un esempio per i giovani magistrati e i poliziotti coraggiosi che hanno imparato da lui lavorando al suo fianco e ammirandolo come un padre. Siamo in un quartiere della periferia di Bari, si chiama Catino, un quartiere dove un tempo era difficile persino sopravvivere, andare a scuola, muoversi, giocare, fare sport. Adesso questo quartiere ospita l'albero Falcone. Questi bambini sono qui per ricordare il 23 di maggio, la data della strage di Capaci. Sono qui per ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro. Eroi moderni che con coraggio e con intelligenza seppero contrapporsi alla mafia. Noi non dimentichiamo, la Puglia non dimentica, e stasera ancora a Calimera, paese natale di Antonio Montinaro, porteremo la Quarto Savona, l'auto sulla quale la scorta di Falcone trovò la morte a Capaci, proprio per ricordare, per non dimenticare queste cose straordinarie che hanno toccato anche il cuore della Puglia.